E Radio Radicale, siamo con Marco Grimaldi di Sinistra Italiana Verdi per parlare con lui dell'incendio che c'è stato al Centro Sperimentale di Cinematografia, che è anche l'archivio cinematografico italiano, dove vengono conservati tutte le copie originali dei film. Allora, noi all'indomani di questo gravissimo fatto non sappiamo quanti film sono andati persi, il censimento dei film persi e quello che diciamo è successo all'interno del centro. Allora, lei questa mattina è andato al centro sperimentale, che situazione ha trovato e che verifiche è stato in grado di poter fare? Ma intanto bisogna dire fare un passo indietro. Noi ci siamo occupati di questo centro perché abbiamo depositato un'interrogazione in cui chiedevamo cosa ne era del futuro di quei 17 tecnici e tecniche che si occupavano esattamente di quella che è la trasmigrazione, la migrazione fra quelle pellicole in nitrato e tantissime altre pellicole non infiammabili in digitale. Lo chiedevamo perché secondo noi al centro del nostro lavoro di cura, di archivio, insomma, è quello di portare queste pellicole, queste opere d'arte nel futuro, no? Così come fra poche settimane, come sai, a Venezia verrà mostrata la copia, che ne so, restaurata di Eccebombo, no? E sarà al centro dei festeggiamenti della Laguna. Perché faccio questa premessa? Perché tutto ci saremmo aspettati mentre indagavamo fra consulenze, mostre, l'arrivo di tantissimi avvocati che di fatto non stanno nelle prerogative, no? di quel luogo, insomma, ci sembravano scelte assai strane. Scopriamo che il 6 giugno, in una particolare area che è quella che viene chiamata da alcuni lavoratori la Caronte di quel luogo, insomma un luogo torrido alla fine, diciamo, del perimetro del centro, dove ci sono tantissime celle, sono 28 in particolare, tutte refrigerate, perché come sapete le pellicole in nitrato che sono fatte, che hanno fatto la storia del cinema, insomma, da metà dell'Ottocento, in particolare da fine dell'Ottocento fino al 1950, sono molto infiammabili, sono anzi direi quasi esplosive, come si vedeva, diciamo, in Bastardi, per esempio, senza gloria, no? O in Nuovo Cinema Paradiso. Perché sono esplosive e infiammabili? Perché se anche solo li vediamo sudare, quelle gocce sono gocce di nitroglicerina, quindi rischiano non solo di essere infiammabili, ma di fare dei grandi falò. Tant'è vero che quando sono arrivato in quelle sezioni fra il B4, B5 e B6, e quando ho visto la sezione completamente arsa viva, addirittura spolpata dalle fiamme, ho capito subito che non c'erano superstiti, nessuna delle pellicole che stava lì dentro poteva aver resistito quel calore. Anzi, devo dire un'altra cosa, probabilmente alcune altre aree avevano colliquato. Cosa vuol dire la parola colliquare? Alcune altre pellicole si stavano squagliando. Questo è perché anche se ci sono degli impianti di refrigerazione e sono tutte in temperatura, come dicevo, le pellicole sono particolarmente instabili e quindi ci vorrebbero dei luoghi davvero innovativi, migliori di quelli che ho visto, per tenere uno dei più grandi patrimoni storici dell'umanità. Però fammi dire, perché ritorno alla tua domanda, che cosa sappiamo? Beh, intanto sappiamo che c'è un vigilante, ovviamente, che hanno messo lì davanti, ma che da quanto mi risulta c'era già prima, ma non è una questione di sicurezza in questo senso. Io credo che ci sono tantissimi fondi del PNRR che servono per gli archivi, non mi risulta che abbiano candidato quel luogo come uno dei luoghi da
insomma, da, in cui usare quelle risorse o prendere quegli archivi e spostarli in luoghi più grandi, più idonei e magari diciamo con tecnologie migliori, con sensori diciamo più sensibili, con delle fotocamere, no? Ormai quando inizia un incendio ci sono tantissime tecnologie che oggi possono spegnere una sola cella che prende fuoco, invece in questo caso non c'era quel tipo di tecnologia, tra l'altro anche l'impianto che ho visto che esiste, diciamo un impianto antincendio non è servito di per sé se non con l'arrivo dei vigili del fuoco. Allora ci saranno delle indagini, delle inchieste, non è affar nostro, devo dire la verità, non è questo che ho chiesto a San Giuliano. A San Giuliano ho chiesto tre cose. La prima, come mai il centro ha pubblicato questa notizia e questa notizia è durata solo mezz'ora? Cioè voi dovete sapere che di questo incendio non si è saputo nulla perché mezz'ora dopo la pubblicazione della notizia sul sito del centro questa notizia è sparita. Noi abbiamo in mano addirittura il comunicato stampa in cui Castellitto dice aveva avvertito il ministro dell'esigenza di trasferire, diciamo, le pellicole in nitrato in luoghi più sicuri. Questo è un fatto. Due, non sappiamo perché appunto è sparito. Tre, la cosa ancora più grave è quello che mi chiedevi. Ma com'è possibile che a distanza di 2 mesi non sappiamo le pellicole che erano contenute lì dentro? Oggi ho chiesto di vedere gli archivi per vedere, diciamo, che tipo di pellicole tra l'altro abbiamo. L'unica risposta che abbiamo avuto negli scorsi giorni, grazie al lavoro di alcuni giornalisti, è che il responsabile della comunicazione del centro ha detto che quelle erano solo copie di copie, forse pensando di far abbassare, diciamo, la nostra offensiva. Noi invece con una seconda interrogazione chiederemo esattamente quali sono le copie lì presenti, se erano copie dove sono gli originali e soprattutto se sono stati digitalizzati, se sono stati digitalizzati, se si sono salvati e soprattutto a questo punto vogliamo sapere cosa ne è del futuro di quel luogo, perché di sicuro se c'erano, diciamo, delle rimostranze da parte del centro adesso noi le vogliamo vedere e vogliamo vedere cosa farà il ministero per rassicurare il cinema italiano che appunto non andrà in fuga. Lei oggi quando è andato, allora non avete ovviamente avvisato perché essendo una visita a sorpresa, le volevo chiedere se ha trovato qualche dirigente del centro. No, ahimè no, c'erano tantissimi lavoratori che ci hanno accolto benissimo, ci hanno fatto vedere il luogo, un luogo tra l'altro straordinario, fatemelo dire. C'erano addirittura delle classi che venivano dal Giappone per fare nei teatri di posa dei veri e propri filmati, stavano provando a continuare nel loro corso di regia, di montaggio, insomma quello è un luogo che ha fatto la storia, dove sono uscite tantissime delle nostre professionalità, dei nostri artisti, è un luogo che dovrà continuare a essere il centro, il futuro e fatemelo dire chiudendo, diciamo, il discorso, siamo davanti all'offensiva di una tax credit che rischia di essere un favore solo ai grandi, invece noi vogliamo che in qualche modo la storia venga conservata anche per i più piccoli, per i più giovani, per quelli che oggi studiano in quel luogo. Raga, grazie. Bene, senti, io la ringrazio, grazie a Marco Grimaldi di Sinistra Italiana Verdi, con quale abbiamo parlato dell'incendio al Centro Sperimentale di Cinematografia e naturalmente gli chiederemo se avrà altre informazioni di darcele. Grazie. Grazie, grazie a voi.